qualcosina, qualcosina piccola, perché comunque ho 10 anni, solo 10 anni di carriera, rispetto a tanti altri che hanno fatto la musica, la storia della musica italiana. Spero un giorno di arrivare anch'io. Mi sforzerò tantissimo affinché questo possa accadere. Però insomma mi sono detta, se Claudio ha pensato questo, forse qualcosina me la metto. Senti, diciamo che in questo percorso questa sarà comunque una tappa importante. Molto importante. Poi, molto importante, poi basta per mettere ansia per l'esibizione di stasera, però sarà comunque una tappa molto importante. Importante per me, la mia famiglia, il mio pubblico, per tutte quelle persone che dall'inizio hanno creduto in me, quelle persone che non hanno dato spazio a pregiudizi, quelle persone che hanno accettato me, hanno capito la mia musica. E io sono andata avanti e continuerò a fare questo lavoro per quelle persone. Wow. Senti, ovviamente non mi dirai cosa succederà sul palco, giusto così? Penso che tu non lo possa neanche dire. No, dalla tua parte lo posso dire. Ok. Poi ci sarà una sorpresa. Allora, però farò dalla tua parte. Bene, quindi il singolo. Sì. E poi ci sarà ovviamente una sorpresa. Bene, guarda, quanto si provano queste sorprese? Quanto si prova? Sì. Nel senso proprio fisico della sì. Sai perché questa domanda? Sì. Perché uno poi quando guarda il festival vede quei momenti lì dei super ospiti, dice cavolo stupendo, ma secondo me non si rende conto che non è che ci sono 6 mesi per provarla quella cosa, cioè la grandezza sta anche lì. E abbiamo provato un'oretta tipo una settimana fa, e quindi aspetto di riprovarlo giusto un po' prima di andare sul palco, e cercando di fare, di dare il massimo, di non fare né una brutta figura io e ovviamente soprattutto a Claudio Baglioni, che voglio dire, festeggeremo anche la nostra conoscenza di 10 anni, perché in realtà è stato il primo artista che mi ha dato la mano. Okay. Sì, sì, è stata la prima persona che ho sentito al telefono. Dai. E ho fatto con lui un po' per un po' di anni il suo festival, no? Lampedusa, Oscià, quindi diciamo che veramente sono, è il compleanno anche della conoscenza mia e di Claudio Baglioni. Quindi dopo Sanremo parte in tour invece. Dopo Sanremo si parte in tour il 5 marzo da Torino e poi andremo a toccare ogni regione d'Italia, comprese le isole. Bene. Quindi ci aspettiamo tanto calore, sole, amore, signori, amore, che un po' si è perso per strada. Le donne passano mesi a pensare al vestito del matrimonio, ed è anche giusto. Tu per il vestito di Sanremo quanto ci hai pensato? No, la verità sono una molto sbrigativa. Sì, se mi colpisce una cosa, mi piace una cosa, vado dritta. Dai, ti vediamo stasera. Tutti allora. Sì. Bene. In bocca al lupo Alessandra. Credo e complimenti. Grazie. Alessandra Amorosa, Radio 105.